Senatore Stefano Candiani, alle sue spalle c'è Palazzo Giustiniani dove c'è il presidente supplente Piero Grasso. Lei ha detto che Napolitano si poteva dimettere anche prima, perché? Il presidente Napolitano ci ha detto negli ultimi tempi che avrebbe aspettato il termine del semestre europeo per non creare imbarazzo al governo e poi si sarebbe dimesso. Visto poi in effetti quello che è il risultato del semestre europeo, di cui nessuno si è accorto di nulla, anzi l'Italia si è ulteriormente piegata in due rispetto alla Germania, rispetto agli altri paesi, beh, questa tesi è stata veramente tempo sprecato. Ne avrebbe guadagnato lui in salute ritirandosi nella sua pensione, peraltro ben pagata, e ne avremmo guadagnato anche in tempo recuperando 6 mesi rispetto a una scadenza che invece in questo momento corrisponde anche a un ingorgo istituzionale, perché c'è la riforma costituzionale in votazione alla Camera, la riforma della legge elettorale al Senato e il Presidente della Repubblica da eleggere. Un ingorgo che era assolutamente evitabile, ripeto, tempo sprecato in relazione ai risultati del governo Renzi nel semestre europeo. Ora c'è il Toto Nome, secondo lei chi deve prendere il posto di Napolitano? Ma guardi, le dirò tranquillamente che non mi appassiona affatto tra l'altro il Toto Nome. L'unica cosa che dico è persona seria e persona soprattutto che si rimbocchi le maniche e non faccia semplicemente quello che il governo gli ordina di fare. Il Presidente della Repubblica deve essere nella sua funzione sopra le parti e garantire tutti in maniera equanime, cosa che l'ultimo Napolitano non ha saputo fare.